Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Brescia, i killer confessano. Libia, appello d'Italia e altri 5 paesi. Bangkok, bomba in centro. Hanno ammesso il duplice omicidio i due uomini arrestati per l'uccisione dei coniugi Seramondi. Interrogati a lungo, avrebbero reso una piena confessione, come dichiarato dal procuratore della Repubblica di Brescia. Gli investigatori hanno ritrovato il fucile a canne mozze usato per l'agguato e anche il motorino che gli autori del delitto si apprestavano a distruggere per rendere riconoscibile il mezzo. I governi di Francia, Germania, Italia, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti condannano gli attacchi barbarici dell'ISIS nella città libica di Sirte. Lo affermano i paesi in una nota congiunta. Gli avvenimenti sottolineano l'urgenza di trovare un accordo per la formazione di un governo di concordia nazionale. Facciamo appello, prosegue la nota, a tutte le fazioni libiche che desiderano un paese unificato e in pace affinché uniscano le proprie forze per combattere. Una forte esplosione si è verificata nel centro di Bangkok, in Thailandia. Secondo la TV locale, ci sarebbero almeno 12 morti e decine di feriti. La bomba è esplosa di fronte al celebre tempio buddista di Erawan, nel quartiere di Chitlom. È un'estate da record per il turismo. Dopo molto tempo, aumenta il turismo interno e continua a crescere quello internazionale, è il commento del ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, ritwittato anche dal premier Renzi. Gli italiani tornano a viaggiare e aumenta il flusso degli stranieri, con una crescita di circa il 20% del giro di affari. Il sud resta la meta preferita. La procura del CONI ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali violazioni del codice antidoping da parte della pattinatrice azzurra Carolina Kostner dopo le sue 3 esibizioni sul ghiaccio della scorsa settimana. L'altoatesina, squalificata per 16 mesi nell'ambito del caso di doping che ha visto coinvolto il suo ex fidanzato Alex Schwarzer, si è esibita a Corbara, Pinzolo e Asiago in occasione dell'Italian Summer Tour 2015. Estate a rischio. È atteso da domani un nuovo ciclone che farà abbassare le temperature con valori che non supereranno i 23 gradi su molte regioni. Ma l'alta pressione inizierà presto a riconquistare l'Italia, riportando più sole su tutte le regioni e un aumento generale delle temperature. Probabile un nuovo peggioramento del tempo entro la fine del mese.